Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo nella Domenica di Passione, una Domenica di Passione molto forte. È inutile fare, discorsi oltremodo retorici, ci capiamo bene, insomma, perché questa Domenica di Passione 2020 è molto forte e la ricorderemo. Quando si legge la Passione, le rubriche del Messale raccomandano di fare una breve omelia e cercherò di attenermi a questa esortazione semplicemente ripercorrendo qualche piccolo passaggio, a partire dalla prima lettura. Il profeta Isaia, uno dei quattro carmi del servo del Signore, quello che ci presenta alcune profezie della passione di Gesù. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, la faccia agli insulti e agli sputi. E tutto questo perché il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenze. Quindi la mitezza, la mansuetudine, lo spirito di offerta con cui Gesù vive la sua passione sofferta ed offerta per noi, nostro grande esempio del come si affrontano le prove, quindi spirito di abbandono. Ecco, noi abbiamo l'immagine dell'agnello condotto al macello. Ecco. Io vorrei chiedere al Signore in questa messa per me e per voi che in tutti noi nasca questo spirito mansueto, questo spirito umile, questo spirito da agnellini, distintivo dei cristiani. Non ci sono iene, non ci sono lupi, non ci sono falchi, avvoltoi, bestie feroci tra i discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù seguono l'agnello dovunque vada e ne ricalcano, ne ripercorrono fedelmente le orme. Questa è una prima suggestione. La seconda, l'abbassamento di Gesù. Quindi la prima lettura, la mitezza. La seconda, la sua immensa umiltà, la sua umiliazione. Prendere la condizione, anche la nuova traduzione della CEI, scrive servo, per carità, le traduzioni vanno tutte bene, ma il testo greco non ha preso la condizione di servo Gesù, Gesù ha preso la condizione di schiavo, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Il termine meglio tradotto nella nuova traduzione è svuotò se stesso, la kenosi, questo svuotamento, questo abbassarsi, questo scendere di livello, questo mettersi al di sotto di ciò che lui era, certamente senza perderlo da un punto di vista ontologico. Diventando uomo, Gesù non ha smesso di essere Dio, ma ha occultato la sua divinità, ha nascosto la sua gloria, per cui l'hanno potuto trattare come l'hanno trattato. Anche qui pensiamo molte volte quando qualcuno ci tocca, come si permette, mi ha mancato di rispetto, ora ti faccio vedere io, non sai chi sono io, eccetera, eccetera, no? Comportamenti umanamente comprensibili, ma dinanzi al nostro Dio e Signore no, non lo sono. E veniamo alla passione secondo Matteo. Abbiamo letto la forma breve, e avete fatto caso che Gesù non parla mai. Se avessimo fatto una celebrazione, normale, che sapete che durante la passione ci sono sempre tre lettori, no? Un cronista, uno che fa le voci dei dialoghi e poi il sacerdote che fa Gesù. Io mi sarei riposato, non avrei fatto niente. Perché nella versione breve Gesù parla all'inizio. Dice, ma tu sei il figlio di Dio? Tu lo dici, tre parole. Tu lo dici. Dopodiché silenzio assoluto, gli altri evangelisti non sono così, eh? Sappiamo che in croce Gesù ha pronunciato le ultime sette parole. Nel Vangelo di San Matteo, dopo tu lo dici, Gesù si chiude nel silenzio più assoluto. In croce dice solo una cosa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi muore e, particolarità del Vangelo di San Matteo, alla morte di Gesù risorgono i morti. Solo Matteo dice questa cosa, terremoto e risorgono i morti.
Allora, figlioli miei cari, come non pensare ad una Dio incidenza? Cioè, perché questo Vangelo si legge quest'anno, perché quest'anno è il ciclo liturgico A, dove si legge appunto il Vangelo di San Matteo, e quindi nella Domenica delle Palme, che c'è il Vangelo della Passione proprio, quest'anno c'è San Matteo. Solo San Matteo c'è questa particolarità. Gesù silenzioso, che non parla attraverso le parole, ma parla silenziosamente attraverso fatti, e fatti dolorosi, perché sono fatti di sangue, sono fatti di morte. C'è bisogno anche qui di indulgere in frasi facilmente comprensibili. Quando c'è silenzio, non è che Dio non parla, Dio parla più di prima, parla più eloquentemente di prima, ma parla in un altro modo. Bisogna farsi attenti e decodificare dietro quel silenzio cosa Dio ci sta dicendo. È il linguaggio della croce. Voi sapete che anche nella liturgia ci sono delle parole, ma ci sono soprattutto dei gesti. Il sacerdote consacra ripetendo le parole di Gesù, ma poi eleva l'ostia consacrata, la eleva in adorazione, no? E l'adora poi lui a sua volta. Quel gesto segue la consacrazione, è un gesto che deve avere la sua dignità, no? Dopo l'omelia, dicono le rubriche, si fa una pausa di silenzio. Perché? Perché quel silenzio serve a interiorizzare. Dopo la comunione si fa una pausa di silenzio per interiorizzare. Allora, questa è Settimana Santa silenziosa, e qui dobbiamo tutti quanti imparare a dialogare con Gesù nel silenzio del nostro cuore, metterci davanti a queste scene e dire: cosa mi stai dicendo, Gesù, con la tua passione e la tua morte di croce? Cosa mi stai dicendo con tutto quello che, in maniera, abbiamo detto, fino a, come dire, all'inverosimile, assolutamente inaspettata, imprevedibile, inedita, insomma, io mai mi sarei sognato di poter vivere situazioni tipo queste, no? E sono tanti anni che per questa, credo, volontà divina, insomma, che mi ha chiamato a condividere la mia normale attività di sacerdote anche attraverso i mezzi di comunicazione, questa cosa che ho sentito nel cuore, insomma, che tra l'altro ci ha avuto fior di rappresentanti molto più grandi di me nella storia della Chiesa, no? Tipo San Massimiliano Maria Kolbe, il Beato Alberione, insomma, i grandi apostoli della comunicazione sociale. Ma mai mi sarei immaginato, insomma, di trovarmi a dover, come dire, sotto un certo punto di vista fare quello che ho fatto sempre, ma sapendo che la messa si sta partecipando solo attraverso questo mezzo di comunicazione. Quindi questo non l'avrei mai immaginato, insomma, non neanche lontanamente. Eppure tutto questo è significativo. Io chiudo la frase di Gesù, la misteriosa frase di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le letture, diciamo, più accreditate sono un paio. A mio avviso possono stare tranquillamente insieme. L'abbandono impressionante, indicibile per noi, che Gesù ha sentito sulla croce, compreso quello che noi non sentiremo mai, perché Dio non abbandona mai. Lui ha sentito cosa significa, cosa significherebbe, diciamo così, essere abbandonati da Dio, che è un'esperienza che nessun uomo può fare, perché se facessimo un'esperienza di questo genere saremmo assolutamente annichiliti, tanto dolorosa sarebbe. Quindi la situazione peggiore, diciamo così, di lontananza da Dio, che l'uomo colpevolmente vive purtroppo a causa del peccato. L'uomo pensa che Dio l'ha abbandonato, ma lui sente questo abbandono perché è lui che ha abbandonato Dio, allontanandosi da lui col peccato. E al tempo stesso, appunto, un grido con cui Gesù si fa solidale con tutti noi
invocando dal Signore misericordia. Non tu mi hai abbandonato, sono io che ti ho abbandonato, ritorna. Ritorna e ci tornerà il Signore da noi come? Col pentimento dei nostri peccati. La morte di Gesù, vedete il messaggio silenzioso di Matteo, è il fondamento della futura risurrezione. Quella tragedia che diventa immediatamente, da subito, fonte e occasione di vita. Ecco, poi, circa l'interpretazione di questi morti risuscitati, non è questa la sede opportuna, insomma, per poter approfondire. L'ho fatto, l'ho anche postato sulla mia pagina di Facebook oggi, un video dove c'erano gli incontri sul Vangelo secondo Matteo, dove è stato approfondito, diciamo, anche questo dettaglio, questa particolarità. Ecco, adesso ci mettiamo un pochino in silenzio, prolunghiamo un pochino il silenzio dopo l'omelia, e chiedendo al Signore che ci faccia entrare profondamente nello spirito di questa settimana, così come la sua misteriosa provvidenza quest'anno ce lo fa vivere anche attraverso la situazione delicata che ci ha messo dinanzi. Siano lodati Gesù e Maria.